Salve ragazzi, bentornati in Agony. Eravamo scesi in questo piccolo abisso per scappare via. E abbiamo salvato, quindi no, adesso non ci interessa più niente. Là. Però c'è da ricordarsi che c'eravamo anche Dio un cittone. Mi sono bruciato con delle candele. Ci eravamo fermati perché sentivano dei passi. Ora io sinceramente sfido in ben niente, comunque. No, diamo fuoco a quello che c'è da dare fuoco. Perfetto. Oh, ciao. Oh, a quali altri orrori ci farà abituare la dea? Le sue sacerdotesse demoniache sono peggio delle bestie più orribili, i cui volti non riesco a cancellare dalla mia memoria. Non ascoltate la loro voce, non guardate la lascivia di queste succubi impure. Vi porteranno fuori strada come, se, come il serpente con Eva. Fratelli, fidatevi delle mie parole, le loro maschere non danno nell'occhio, ma celano bestie ripugnanti, siete avvisati. Ho incontrato un malato che sosteneva di conoscermi, ma le cose che ha detto non possono essere vere. Come potrei fidarmi delle parole di un pazzo? Solo la dea può portare indietro i miei ricordi, lei è la chiave di tutto. Di tutto. Ci sono questi moscini fastidiosi. Che veramente Oh, siamo in un mega stomaco digerente. Mother of Abomination. Che dovrò fare? Ok, questo è un violo cieco, quindi. Chi è quella bestia? È una bestia che scenderà per inseguirmi? Can I tell you some bashful secret? I love to watch how you are crossing the line with them and open the gates pulling out still beating hearts from their guts. Would you recall this feeling to me, Master? Don't make your goddess to ask you. Mamma mia. Allora, io sono andato dritto perché sinceramente non mi fidavo. Perché indietro morivo. Quindi che c'era da fare? Boh. I corridoi bui della cantina che si espandono sotto il tempio di Innana. Maiuscolo, quindi in nana, sembra non avere fine. Non posso più aspettare, il rituale deve essere compiuto proprio qui. Questa volta i reclusi, dai quali la madre preleva il sangue, si renderanno utili per qualcosa di veramente grande.
Ho riempito le scodelle con la loro urina e usavo il loro sangue per chiudere sette piatti nel cerchio di Innana, offrendole rispetto e fiducia. Scusate ragazzi, ma ora perché non bisogna? Visto che i giapponesi si inchinano, le persone si danno la mano, perché invece non innalzare altarini di piscio e sangue? So comunque la sua misericordia non ricadrà su di me. Se non sacrificherò le anime dei reclusi in suo nome e sacrificare persone, il loro sangue non si è fermato finché il fuoco non le ha inghiottite sull'altare. Una volta compiuto il rituale, la dea nel suo fulgore mi ha mostrato la via in modo che in suo onore diventassi più potente degli umani e dei demoni. Questa era già senza cappuccio, quindi probabilmente se si moriva e di là c'era il... Di là c'era il coso, come si chiama? La via chiusa, probabilmente. Probabilmente sono... Sì. Teschio preso. Ce n'era un'altra che sbellucciava. Mi sembra di averla vista un'altra. Maledetta la miseria. Ma dove l'avevo vista? Forse la villa allora? Ah no, no. Invece questa è. Sì, qui c'è una porta segreta, eh. Vedi sotto? Allora, qui succede? Sacrifice of Blood. Ma c'era sta porta qui? Succedono cose abbastanza strane. Ti prego, dimmi, non devo tornare indietro. Dove c'è quel pezzo di merda? Che palle, devo tornare lì davvero. Brucia lenta, ma brucia. Secondo me io vi devo fare qualcos'altro. Perché ho dato fuoco a quel teschio?
me ne servono altri due, me ne servono. Offri ciò che possiede in cambio di dare tutto. Sì, ma ora un cazzo, eh. Oh, cazzo! Vaffanculo. Ehi? Molto bello, però andava a finire che quella puttana, ma acchiappavo. Ed è ancora vecchia girella. Salone segreto. Cos'è sta merda? Tra da fuoco. È un no, insomma. Forse devo cliccare su qualcuna di queste. Devo andare a cercare i teschi dove è quella vacca. La bestia mi insegue. Ma
sono. È lì, cammina lento, però insomma sta un po' su coglione me. È qui dietro di me. Perché non ne trovo un'altra? Questa è quella di prima. Ma in questo modo dovrei essere tornato in quello vecchio, no? Invece no, ma tutto distorto. Via. Di qua. Madonna. Ciao. Che fai? È partita una scenetta. Per quale motivo saresti qui? Angeli. Ok, andremo di qua allora. Oh, siamo in fondo. Non è siamo una cosa buona e giusta. Oh, mi possesso del demone. Possesso del demone. Non so come mai, ma.
Devo fare qualche cosa? Che cosa buffa. Che cosa buffa abbiamo appena fatto. Nota raccolta. Grazie alla misericordia di Innana ho finalmente scoperto cosa significa essere un dio. È stato il suo seno a mostrarmi tutto ciò che ci mancava durante i precedenti tentativi. Nel suo sangue c'è il potere latente che ho cercato per marciare con dignità verso la guerra santa contro lo spirito dell'ingiustizia. Sento che possa scendere a vette ancora più grandi. La prossima volta nemmeno i demoni mi potranno fermare. Contento te. Ok, io devo andare di qua. No. Don't give up. I'm sure your faith will save you this time. Che bagasciona. Salvami. Vediamo un po' dove dobbiamo andare, abbiamo ancora qualche minutino a disposizione. Qui c'è un sacco di gente già scappucciata, quindi secondo me moriremo. Ma oh no, oh, ecco perché moriremo. Quindi ah, ok, premi E per lasciare il tuo corpo, vedi? Ok, e dove vado? Vado qui. Non sono sicuro di aver fatto la scelta più giusta. Dove dovrei andare? Io sono venuto da lassù, ho fatto il girino perché posso anche salire là. Devo andare per forza su quelli perché quelli mi catturano l'anima. Oh, il muro della seduzione.
succo. Santa pazienza. Oh, mi tiri i sassi, pezzo di merda. Fa guardare voi il personaggio. Va bene. Ok, tutto molto bene, tutto molto fantastico. Abbiamo salvato per due volte a distanza molto ravvicinata, probabilmente perché dovevano farci provare quel discorso del lasciare il corpo, quindi si sarebbe morti, come ho fatto per l'appunto. Quindi niente, sembra di capire, dobbiamo proseguire per inseguire la succube, quindi però lo faremo nel prossimo video. Un saluto.